Francesco, abbiamo al governo nemici dell'Italia, degli italiani, delle imprese, dei lavoratori, soprattutto al sud. Qua c'è chi sta giocando col lavoro di 20.000 famiglie italiane. Se a questo aggiungiamo la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, la tassa sugli Euro 3 diesel, la tassa sulle cartine per le sigarette, la tassa sui giochi, la tassa sulla fortuna, sono a rischio 100.000 posti di lavoro in Italia per la manovra economica di un governo di incapaci e incompetenti che non vorrei volesse fare dei favori a qualcuno. Però, come Lega, noi chiederemo che il governo venga subito a riferire in aula, perché ci sono famiglie in Puglia e in Piemonte, in Sicilia, in Liguria, in Veneto e in Emilia, che sono alla disperazione per Ilva, per Alitalia e per tutte le tasse che si stanno inventando questi matti al governo. Beh, questa manovra economica impoverisce l'Italia. Il governo è caduto perché la Lega voleva un forte taglio delle tasse con la flat tax al 15%, i 5 Stelle ci hanno detto di no, infatti la flat tax è sparita insieme alla pace fiscale dagli orizzonti del governo, e questi stanno tassando anche l'aria che stiamo respirando. Il problema è che ci sono già alcune migliaia di licenziamenti preannunciati dalle imprese al solo annuncio di questa manovra economica. Pensare di far pagare 2.000 euro a un lavoratore da 30.000 euro lordi all'anno per l'auto aziendale è una roba da veramente che non sta né in cielo né in terra. Come Lega cercheremo di limitare i danni presentando degli emendamenti in Parlamento per modificare questa manovra e bloccare queste tasse. Speriamo che ci ascoltino. Su Ilva avevamo avvisato che il rischio era forte. Adesso non vorrei che si andasse avanti per avvocati per anni, ma a rimetterci fossero i lavoratori. Sono alcune battaglie pregiudiziali come il no alla TAV, il no alla TAP, il no alla Gronda di Genova. Se tu vuoi aiutare i cittadini di Taranto a star meglio, non lo fai licenziando 10.000 persone e lo fai investendo per bonificare e risanare il territorio, cosa che il privato avrebbe voluto fare. Se Grillo veramente pensa che l'Italia debba diventare un enorme parco giochi dove si campa di reddito di cittadinanza, va ricoverato. Renzi è bugiardo anche in questo caso. Il decreto è arrivato in aula con lo scudo penale ed è uscito dall'aula senza scudo penale, con la fiducia votata da PD, Renzi, 5 Stelle e LeU. È da vedere, è agli atti di qualche giorno fa, quindi c'è poco da inventare. Capisco che Renzi magari sia ancora poco ossigenato cerebralmente perché ha fatto la maratona a New York, però chi non ha fatto la maratona la memoria ce l'ha.